Parte il conto alla rovescia per il nuovo taglio del cuneo fiscale. Lo sconto dovrebbe essere la ciliegina sulla torta del Consiglio dei Ministri che Giorgia Meloni ha in programma di organizzare non a caso il giorno del 1° maggio. Provvedimento più atteso riguarda il taglio del cuneo fiscale grazie ai 3,5 miliardi ricavati dal nuovo DEF, che aumenterà di qualche decina di euro le buste paga per chi percepisce un reddito annuo lordo inferiore a 35.000 euro. Ne abbiamo parlato con l'economista dell'Università Cattolica, Chiara Mussida, ospite questa sera alle 19.35 della puntata di 24 minuti. Sicuramente una misura insufficiente perché ovviamente troppo è stata l'erosione del potere d'acquisto in questo senso, quindi sono d'accordo su questa opinione, diciamo, dei sindacati. Previsti nel decreto anche nuovi incentivi per assumere i giovani under 30, che secondo Mussida però guadagnano troppo poco. Sappiamo che mediamente stime Istat, Banca Italia dicono che i giovani alla prima occupazione percepiscono meno, un salario inferiore rispetto a giovani in altri paesi europei, quindi anche questo, diciamo, può essere un motivo, tra virgolette, di scoraggiamento. Poi c'è il contesto economico. L'economista è intervenuta anche sulla questione fondi del PNRR. Io direi che vanno prese se ci sono dei progetti che hanno un senso e siano concretamente realizzabili. Quindi possiamo rinunciare ad alcune risorse? Sì, io penso di sì. Piuttosto che io sono per un investimento che abbia un senso e che ho visto anche esempi magari di comuni piccolissimi che ricevono cifre esorbitanti per la dimensione che hanno. Ma non sono in grado di gestirli. Esatto, è come snaturare il comune piccolo, sono più per delle cose un po' più mirate, diciamo.